Praticamente ero tesissimo perché ho detto, cazzo, come mi vesto che adesso devo chiacchierare col Barengo? Infatti, cioè ho detto, io che sono totalmente l'antitesi, capito? Di qualunque tipo di abbigliamento, ho detto, minchia, adesso arriverà, cioè... Allora ho pensato... Già ho sbagliato perché c'ho la calza che non so cos'è, Puma, ma con la scarpa Adidas, cioè quelle robe che dici pessimo. Aia. E poi, quindi so, mi sentivo molto in imbarazzo, però ho detto vabbè, fa niente, non posso violentare la mia natura. Vabbè, non si vede che è Puma, dai. E infatti ho detto copro un po' così almeno. Però è tremendo, cioè tu ormai se vedi uno, tac tac tac, gli fai gli identikit subito. Sì, abbastanza, cioè fa parte del mio lavoro. Cosa potrei fare per migliorare? No, scherzo, non dirlo, non c'è. Persona shopper. Però vanno forte sti video dove dici, vediamo l'outfit, quanto costa questo outfit, sì. com'è, non è? Vanno parecchio forte perché, insomma, ci sta l'interesse sia dello spettatore, che anche magari non se ne intende, di vedere cosa va e cosa comprano e quanto spendono, soprattutto i giovani al giorno d'oggi, cioè in realtà non sono ovviamente i soldi loro, ma spesso e volentieri sono dei genitori, oppure sono soldi loro che sono stati guadagnati praticando un'attività di reselling, ovvero comprare una scarpa con tantissima domanda ma pochissima offerta, che ovviamente sul mercato parallelo ha un buon valore, insomma. Chiaro. È un investimento comprare e rivendere. Quindi magari sono soldi guadagnati così. Ovviamente a partire dal titolo, che ha una funzione un po' clickbait, diciamo così, quanto costa il tuo outfit, può sembrare un format un po' venale, però anzi molti lo pensano che sia così, ma non è vero, perché molto spesso quando faccio questi meetup porto un premio, che può essere un accessorio di qualsiasi marca, e cerco di darlo a fine video alla persona che reputo vestita meglio, ovvero non quello che ha speso di più, ha messo più mano al portafoglio suo o dei genitori, ma quello che ha portato un outfit che abbia, insomma, uno stile pensato. Chiaro. Con un buon effetto, diciamo, con un rapporto buono rispetto a quanto ha speso. Certo. Proverò un giorno a vincerlo, ma devo migliorare leggermente il mio assetto. La cosa pazzesca è che sono stato a Londra da Supreme con mio figlio Yarik. Peraltro, apro parentesi, chi guarda il mio video lo sa, ogni volta Yari mi dice, in questo caso ho detto streetwear, vorrei parlare con qualcuno di appena ho detto ho detto Barengo. E ho detto, chi, scusa? Grande. Hai capito? Grande. Cioè, non ho fatto in tempo a finire, ma Barengo, ma me l'ha detto come dire... Cioè, di cosa stiamo discutendo? Non lo sai. Ho detto, io onestamente dico, guarda, non lo conosco. Poi, come al solito, vado a controllare, a verificare. Insomma, a volte mi segnala delle cose che non mi piacciono. E in questo caso ho detto, ok, è in gamba sto ragazzo qua. E quindi sono di lì parte. Comunque, con ieri eravamo stati da Supreme. Mi aveva molto colpito il livello di ribaltamento del rapporto che tu hai col brand. Perché... Mm-hmm. Vai lì, abbiamo fatto tre file diverse, era una fila continua dove erano tutti schiacciati, no? Fermo lì, hai preso il bigliettino? Sì, no, sì, non sì, c'ho è bigliettino. Abbastanza complicato. Se tu poi arrivi come strisciando, no? Toccando la S ma sì, non sì, troppo sì. E poi entra dentro, compra veloce fuori dai coglioni, no? E in generale, se tu fai l'imprenditore a un'azienda, il rapporto non è così, è il cliente che dice, no. Oh, è il cliente che ha sempre ragione di essere trattato con i guanti. Hai capito? Qua invece è ho trasformato, ribaltato. Com'è possibile secondo te? Perché è successo questo? È successo che comunque sia loro derivano dall'ambiente skate, c'è poco da fare. E quando il brand negli ultimi anni si è allargato, secondo me, a una fetta di pubblico più ampia possibile, voleva mettere le mani a ogni costo sul prodotto, da parte sia dei proprietari sia dello staff nei negozi, cioè si è capito che potevano giocare su questo fatto, insomma, essere messi su un piedistallo, quindi diciamo tutte le buone maniere, chiamiamole così, non che io sia stato mai trattato male, ma penso neanche te, però certo non si ha quel feeling di quando uno entra al Foot Locker e la gente ti assale, dice vuoi comprare questo, compra questo, posso essere utile, esatto, no. Tu entri, stai zitto, non puoi fare neanche le foto nei negozi, compri quello che vuoi, se non è esposto chiedi ai commessi, paghi e te ne vai. Cioè, se stai pure troppo ti fanno pressione perché c'è altra gente che deve entrare. Quindi diciamo, stanno su un piedistallo che se lo possono permettere perché
sono passati da non avere niente, essere, diciamo, una appartenere alla subculture degli skaters, una cosa molto di nicchia, a avere un pubblico gigantesco dai ragazzini di 12 anni a magari quello, la persona un po' più street savvy, però che ha già 50 anni, però sì, che vuole rimanere alla moda e il cash da spendere, quindi si sono aperti a più fasce possibili, adesso possono permettersi di fare come vogliono. Di tutto, infatti lì c'erano età di qualunque tipo, sì. Peraltro ho visto Supreme che fa, io non so nulla di streetwear, ma da quando inevitabilmente mi sono dovuto immergere, no? Cominci a notare una serie di cose, dici caspita, quante collaborazioni che fa con altri brand, e ogni due minuti hai questo mischiare. Mi ricordo parlavo con chi era il CEO di Diadora, forse, che diceva incredibile come si uniscono oggi, no? Brand vecchi della mia generazione, magari. Quella è una strategia di rilancio. No, per rilanciarli con quelli nuovi. Lo faccio pazzesco, anche al lavoro, quindi no? È proprio è uno dei modi più facili oramai per rilanciare i brand. Non a caso uno degli esempi più lampanti degli ultimi tempi è quando un anno fa esattamente ha sfilato Louis Vuitton in collaborazione con Supreme. Anzi, scusatemi, sì, Supreme che sfilava con Louis Vuitton. Quindi è un volano comunque per rilanciare certi brand. Che funziona poi per tutti. Funziona, sì, se il progetto è studiato bene, ho visto pochi casi che insomma hanno fallito. E adesso, ad esempio, se quelli magari un po' più che notano meglio queste cose si accorgeranno che Puma, il colosso di sportswear tedesco, sta facendo collaborazioni a rotta di collo anche di un certo livello ultimamente con designer più o meno lanciati. Ma perché? Perché a quanto pare la holding che detiene Puma vuole darla via. Ah, okay. A breve, e quindi ovviamente vuole alzare il prezzo più alto caso di X, certo. Quindi anche a livello proprio di collaborazioni, di nomea del brand. Quindi è un processo che funziona, o tentano di farlo funzionare. E tu quando hai iniziato a entrare in questo mondo qui? Questo mondo qui ero al liceo, c'ero avuto 15 anni, 16 anni, avevo iniziato a comprare qualche scarpa un po' più carina, insomma, quelle che non avevano tutti. Mi ricordo, per me le Piambite erano quelle che era la prima collaborazione che era uscita tra Adidas e Star Wars, ma si parla veramente tantissimo tempo quelle fa. Alcune ce l'ho ancora, altre l'ho dovute buttare perché erano veramente distrutte. Alcune ce l'ho ancora. Adidas con Darth Vader. Sì, no, c'erano quelle con gli Stormtrooper. E era un packaging super curato perché era un packaging che diciamo rimandava alle pupazzetti collezionabili di Star Wars, okay. Quelli che adesso valgono migliaia, ai giocattoli quelli degli anni 70, degli anni 80, no? Con adesso non mi ricordo insomma, presente la cosa di cartone dietro e poi il blister, forse, non mi ricordo come si chiama, e la plastica trasparente davanti, quindi sembrava così, e quello è stato lo starting point. E poi piano piano mi sono affacciato su sempre più generi diversi. C'era un periodo in cui avevo iniziato a scrivere, avevo aperto un mio fashion blog, chiamiamolo così, e si tratta di 5 anni fa, e compravo roba abbastanza, diciamo, chiamiamola high-end designer. Okay. Quindi erano brand un po' più raffinati che di solito magari sfilano in passerella. Però scrivevi, non facevi video? Non facevo video, scrivevo una recensione, esatto. Un unboxing, sì, scritto. Sì, e facevo anche guide sulle taglie, che taglie prendere le scarpe o per i denim. Compravo un sacco di roba di Saint Laurent, disegnato da Eddie Sliman. Tant'è che quando andavo in boutique a Roma, ci stava tipo lo store manager che mi diceva: Fede, ma mi puoi dare il link per la tua guida, così la diamo ai commessi, così, perché sennò non riescono a districarsi con il sizing, come calzano i vari tipi di jeans di Saint Laurent. Mi sono sentito onorato. Ve la noleggio. E c'è gente ancora adesso che, pur non indossando più quella roba, perché c'è avuto uno shift, diciamo, di gusti, cioè alla fine ho capito che non mi piaceva indossare sempre un uniforme uguale, andavo in giro sempre col pantalone stretto, giacca di pelle o scamosciata, stivali col tacco alto, i cosiddetti Wyatt. Ho capito che insomma non mandava più di vestire uniforme, però adesso tant'è, c'è sta gente americana anche o cinese
che mi dice: Fede, ma mi ha contattato su Facebook, mi dice: Fede, ma ce l'hai ancora la guida? Però sfortunatamente ho dovuto chiudere il sito. Ah. Era su WordPress. Ma dai. Perché ci ho avuto dei casini con rinnovo, insomma, con Hostgator, insomma, è presente. Però vabbè, scialla, ce l'ho tutto salvato, insomma, sul PC. Però non è più visitabile su internet. Però di lì poi hai scavallato invece online. Ma non da tanto, da quanto fai i video su YouTube? I video su YouTube li faccio da un anno. Ho iniziato ad agosto, sì, agosto dell'anno scorso, agosto 2017. E prima, dopo aver, insomma, finito l'università, lavoravo con il mio partner, il mio amico e collega Valerio Coretti. Facevamo tutta una serie di consulenze sia a brand che boutique, soprattutto su Roma, perché noi siamo entrambi di Roma. Abbiamo fatto anche consulenze di buying, andando alle Fashion Week, quindi comprando i showroom sia a Milano che a Parigi. E poi da quest'anno, sia, diciamo, avendo avuto un buon percorso sul lato, diciamo, social, chiamiamolo così, quindi YouTube, Instagram, eccetera, eccetera, sia avendo avuto un buon lato, un percorso lavorativo con quello che facevamo, siamo stati notati da questa holding che si chiama Tomorrow Ltd Limited, perché è un'azienda inglese che ha sede a Londra, e ci hanno assunto come consulenti. Ok, percorso è interessante il fatto che già da sbarbato comunque cominciavi a fare consulenze, che di solito in Italia uno dice: ma aspetta, il ragazzino lo ascoltiamo relativamente. Invece sì, c'è però effettivamente a volte ci sta questa, insomma, questa, dice, questo non saprà fa niente, è troppo giovane. Però soprattutto in quest'ambito dove oramai è tutto velocissimo, è tutto legato ai social, anche alla fine avere una marcia in più, secondo me, a un'età, diciamo, più giovane, è facile. Insomma, se uno sfrutta bene insomma, se studia anche, perché io non ho studiato mai niente di moda, perché ho fatto architettura all'università. Ma zero, cioè neanche imparato, a tutto sul campo. Ho letto qualche libro su Balenciaga, quello su Alexander McQueen, o quel libro Neve da tavola, no, belli, o su, che ne so, quello d'Armani, no? E comunque sono case study importanti. Vabbè, Armani è, insomma, uno dei miliardari in Italia, e c'è ancora in mano tutta l'azienda sua. Però no, ho mai studiato niente, ho fatto tutto su internet. Sul campo. Ho imparato tutto su internet e sul campo, IRL, in real life. Ma e come fai a spottare i trend? Cioè, come fai ad andare a capire: ah, ok, tra sei mesi o quest'estate questo è quello che potrebbe andare? Questa è una domanda... Perché questo poi determina, è una domanda, capito, molto figa, Monti, e ti dico perché. Perché è una domanda che mi hanno fatto anche al lavoro, appena la sfera di cristallo appena a casa. Però, cioè, uno per gusto personale prima, mentre magari quando non ero influencer, e due adesso, infatti anche nella Tomorrow Consulting, che è la divisione in cui faccio il consulente all'interno della holding, è proprio uno degli assets, perché io che faccio, avendo questo genere di pubblico e molta gente che mi segue, ad esempio se posto una Instagram story, dopo magari 10 ore l'hanno vista in 70.000 persone, e comunque sono 70.000 persone targetizzate a cui piace questo genere di cose. Io posso fare un sondaggio. Chiaro. Ma dite, secondo voi, cioè, qual è il primo brand che vi viene in mente nel mondo del lusso adesso? Gucci, Balenciaga, oppure con lo swipe up associare una survey monkey, non so se c'è presente. Certo. E questo è tutto un modo per capire quali sono i trend, e in più per la mia azienda generare thought leadership, insomma, roba che scotta. Per cui, di fatto, da un lato avere un canale YouTube seguito ti genera anche feedback, idee, spunti, magari gente che ti manda segnalazioni. Assolutamente. E questo ti aiuta. È veramente un tesoro per me, perché posso apprendere anche cose molto più velocemente che, appunto, leggendole anche su siti specializzati o su libri. È tutto funzionale a ciò che faccio.
e mi dà quella marcia in più. E come tue fonti di informazione c'è, per dire, io ho un feed RSS, una roba da vecchi, è un aggregatore RSS. Vabbè, certo, aggregatore. Dove ho tutte le mie fonti di informazione tecnologica, qualunque roba di tecnologia succede nel mondo devo saperla. E quindi ho, capito, tutti Recode, TechCrunch, tutte queste io... Tu che fonti io hai? Io utilizzo, che è uno dei siti in cui in Italia è ancora abbastanza sconosciuto, però uno dei siti che utilizzo tantissimi anni per questo genere di cose, sia per vedere, cioè, cose divertenti, meme, meme, però mi ha dato anche una bella spinta sull'ambito moda e streetwear, è Reddit, te lo conoscerai benissimo, che anche quello è un aggregatore di contenuti, in realtà funziona proprio così come sito. E poi ci stanno delle testate importanti a livello internazionale, come possono essere Business of Fashion, che tratta proprio del lato business, okay, della moda, e magari siti un po' più consumer, come possono essere Hypebeast, iSnobiety, Dazed, ID Magazine, questi qua, insomma. Wow. Non ho mai sentito neanche uno, non metto, neanche uno, ma andrò a documentarmi dopo, dopo questo. Peraltro Reddit, mi ricordo Alexey Ohanian, che era uno dei fondatori di Reddit, ha sposato poi Serena Williams. Notizia così di gossip, perché mi veniva in mente anche Serena Williams, no, che cerca con la sorella di cavalcare tutto il mondo, fashion, eccetera, eccetera. È vero. E di questi fenomeni tipo Kardashian, che lanciano aziende, ne ho parlato anche in un altro paio di video, a me ha colpito, no, Kylie Jenner, che fa 900 milioni di fatturato in 3 anni con un'azienda di cosmetics, partendo dal suo brand personale. Mondo fashion, questa cosa esplode. Vabbè, la Ferragni in primis, Ferragni, no? La Ferragni c'è riuscita alla grande, direi. Questo insomma, negozio, c'ha la sua Ferragni collezione, c'ha i suoi flagship, insomma, gli è riuscita benissimo. Cioè, uno più ha un personal branding forte, più si circonda di gente giusta, perché penso che sia con la famiglia Jenner trattino Kardashian, sia anche comunque per Chiara Ferragni è stato il caso di circondarsi di gente giusta, più è facile costruire un impero basato soprattutto magari appunto sulla vendita di un prodotto. Mm. Ma come fai a farlo? Cioè, tu che lo vivi dall'interno, mm-hmm, anche nell'azienda in cui lavori adesso, sì, immaginati che sbuca fuori un nuovo influencer, mm-hmm, che ha un bel brand, eccetera, eccetera, legato al mondo fashion, ma potrebbe essere anche un altro settore. A questo punto, questo signore magari è un ottimo creativo o un ottimo produttore di contenuti, mm-hmm, o molto competente in un settore, magari è un cuoco, figo, che ha una community, eccetera, eccetera. O mi viene in mente, in Inghilterra ci sono alcuni, insomma, che vanno per la maggiore oggi. Come fanno a creare la loro, diciamo, produzione, distribuzione, che non è il loro core business, no? Quali sono per te gli elementi che uno deve mettere insieme, a parte trovare una società che magari fa tutto quello, però dov'è che fai la differenza lì, da dove parti? Se dovessi dare un consiglio ad esempio per Kylie, che appunto erano rossetti e lip gloss, là ha fatto tutto, comunque il suo personal branding, la sua forza sui social, il fatto che sia una celebrity. E poi c'è stato, non so, il genio che ha fatto quel packaging, non so se l'hai mai visto, il packaging del lip gloss di Kylie. No. Praticamente se tu entri, non ha distribuzione in Europa, ad esempio, fino a poco tempo, non sono super aggiornato perché non indosso, però fino a poco tempo fa, ma penso ancora adesso, non ha rete di distribuzione, quindi non è neanche necessario quando hai un personal branding, cioè, così forte. Vendi online diretto. Vendi online, loro vendevano online e penso ancora vendono con drop, come se fosse Supreme. Ah, ok. Il lip gloss di Kylie veniva resellato, cioè c'era gente che lo comprava poi rivenderlo su eBay a magari il doppio. Quindi traducendo, per chi non fosse pratico, droppano, cioè rilasciano quel prodotto, lo vendono, sì, in un certo periodo di tempo, limitato, va esaurito, esatto, magari in 10 minuti, 15 minuti, un minuto, un giorno, quello che è, e poi c'è della gente che compra magari il più possibile e lo rivende, esatto, cioè, a un margine. Comunque questo gioca a favore del brand, crea artificial scarcity, come si usa in gergo, e crea anche una allure, insomma, potente, che va oltre magari appunto la figura di Kylie Jenner, perché c'è questo kit con questo packaging super curato, tutto bianco, con una silhouette, con insomma un design con uno spazio negativo, un negative space, con le labbra,
molto accattivante, che lo vedi e capisci subito che è una cosa che non trovi magari, certo, una da Douglas o qualsiasi catena di profumerie. E quindi, cioè, unisci il personal branding, il fatto che sei una celebrity, sei super seguita, il prodotto figo curato, la strategia di distribuzione mai adottata prima in un segmento del genere, mai, appunto, magari sono ispirati proprio appunto a marchi streetwear, questo non lo posso sapere, e si ha un mix unico e letale, perché... E a quel punto hai solo bisogno di un'azienda che di fatto produca, stampi in pacchetti e spedisca. E quello, vabbè, penso di logistica. Con i soldi che hanno, comunque, già da partenza, certo, non sia difficile farlo. Comunque sì, secondo me è un mix, almeno per questa Sky History, è un mix di questi fattori. E in Italia, se uno dice voglio creare, voglio essere la prossima Chiara Ferragni o Chiaro Ferragno, non so, da dove partiresti? Secondo me ora come ora è difficile. Ok. Ora come ora è difficile. Magari, cioè, stiamo parlando proprio dell'ambito moda o altre... Può essere moda, però, per dire, prima stavo chiacchierando con Luis e lui può fare magari la sua collezione, certo, ad esempio, certo, no? Ma i suoi fan potrebbero essere interessati. No, assolutamente, cioè il volano, diciamo, principale, comunque sia, è il personal branding, il fatto di essere seguiti, perché, insomma, pensa quanti soldi investono le aziende magari in SEO e SEM, no? In search engines per avere il loro prodotto, insomma, più raggiungibile e tutto. Mentre se tu hai una figura come Luis, lui non dovrà mai spendere un centesimo su queste, certo, cose, perché mette il link su Instagram nella bio, mette il link nello swipe up, è tutto più facile, sono veramente un sacco di soldi risparmiati che possono essere reinvestiti da altre parti, appunto, se magari vuoi lanciare una linea abbigliamento possono essere investiti nella Faison, nella manifattura del prodotto, oppure nella logistica, oppure in un grafico forte che gli faccia le grafiche o i ricami, insomma, gli sketch dei ricami che vanno a finire sul prodotto. E quanto in questo momento c'è intuito o quanto invece c'è analisi di dati, big data, per capire cosa può funzionare, cosa non può funzionare? Da noi, appunto, dentro la Tomorrow Consulting, secondo me oramai è 50-50. Ok. Anzi, forse è più big data che altro. Io qualche settimana fa ho ricevuto una reportistica di Gucci, un PDF infinito, okay, da un mio collega, e là si vedeva proprio quanti soldi hanno investito per fare analisi dei dati, per sviluppare software allucinanti che ti dicono le vendite in tempo reale in ogni boutique del mondo, okay, e ogni fine settimana magari i loro data analyst e data strategist li analizzano in modo da capire come correggere, ci sono sbagli oppure su cosa puntare, cosa va bene. Cioè, è un mondo veramente, cioè, ad esempio Gucci penso che sia uno dei che stanno producendo più le generation in assoluto in questo ambito. Ma è vera questa cosa dei colori? È vera questa cosa dei colori che ogni anno alla fine viene scelto un colore? Ti sembra, no? Dice, oh, quest'anno è l'anno del verde, quest'anno è del giallo, oppure sono tutte puttanate? Cioè, secondo me adesso sono cazzate. Cioè, in realtà ci stanno dei macro trend, però non è che alla fine incidano così tanto. Okay. Ecco, magari nell'uomo, nella donna magari questo discorso vale molto di più sui colori, assolutamente. Però nell'uomo è sicuramente più il brand, oppure magari non il colore, ma piuttosto una forma di sneaker, diciamo, riconoscibile. Adesso vanno molto le cosiddette chunky sneakers, dead sneakers, scarpe. Traduci per essere umano. Sì, sì, no, assolutamente. In parole povere, scarpe che ricordano modelli anni 90. Ok. E però, diciamo, con silhouette esagerate, in modo che siano, insomma, che lasciano subito, uno le vede e dice. Cioè, magari molti fanno cagare, molti piacciono, però uno le vede e gli rimangono impresse. Non puoi non notarle. E insomma, ci stanno un sacco di brand che stanno investendo in questa categoria di sneakers ciccione, come le chiamo io nei miei video. Però ci stanno anche brand magari che stanno facendo un revival, come brand italiani, ad esempio Fila,
che stanno tirando fuori dagli archivi le loro sneakers ciccione degli anni 90 e le stanno rimettendo in produzione uguali a quelle prodotte negli anni 90, perché adesso è quello che piace. Chiaro. Ho visto un paio di cose che mi hanno colpito di recente su l'abbigliamento da uomo o da ragazzo, come è cambiato il modo di acquistare. Perché se io ho 46 anni, se torno indietro 20 anni, a parte che non c'era, cioè di fatto internet non c'era, quindi non è che potevi andare online a comprare, no? Andavi giù nel negozio, c'era quella roba lì e insomma sceglievi e compravi quello che c'era. E oggi invece ho visto due cose che mi sembrano interessanti e volevo la tua opinione. La prima è, vabbè, tutto il tema degli influencer, ma anche una categoria, c'è un ragazzo che si chiama Teaching Men Fashion, ce l'hai presente? Quello che ogni volta fa sempre le liste e dice, ecco le sette scarpe che non puoi non comprare. Ho capito. E ogni volta infila sempre, tipo al numero 3 c'è sempre lo sponsor, che però è abbastanza contestuale perché certo, lo sponsor fa scarpe e quindi dice, guarda, più o meno è una marchetta ben vestita. Certo. Però è chiaro che uno così ha seguito influenza. Quindi c'è un tema di questi che fanno, non è tanto fashion, ma è più consigli per essere un uomo che si veste meglio, una roba del genere. No, assolutamente, quella è una niche, una nicchia molto più sviluppata di quello che faccio io. C'è poco da fare, ma da tantissimi anni. Lo vedevo ad esempio in alcuni subreddit di Reddit. Ci stavano blogger, influencer che insomma facevano questi consigli, tips and tricks, ma anche cose super divertenti, tipo come andare vestiti al primo appuntamento, certo, con una ragazza. E poi c'era tutte le immagini, l'outfit grid, magari con tutti i pezzi messi per terra, una cosa molto menswear, magari una camicia, un blazer, insomma roba più alla mano. E poi ognuno c'era un link affiliato che portava al prodotto su Amazon, certo. E non oso immaginare precese i soldi che abbiano fatto una in bomba, questi anni. Ma è gigantesco. Perché è un, rispetto a quello che faccio io, quella veramente è un, perché la gente comunque si deve vestire, c'è poco da fa. Quindi vanno a comprare questi generi di sponsorships, magari, cioè neanche brutto chiamarli subliminali, perché comunque sia, lo vedi, però vogliono avere i consigli e poi comprarli a poco, magari con sconti, esatto, su Amazon oppure su siti come Nordstrom, questi qua. Ho visto per dire Movement, che è una marca di orologi. Loro praticamente hanno fatto adesso un exit da 100 milioni, li hanno comprati per 100 milioni e loro come strategia in pratica facevano orologi che sembrano fighi, carini, ma che costano poco. Vabbè, questa era tipo un po' la loro ambition. È tipo Daniel Wellington, lo sì, conoscerai in casa. Diciamo luxe ma accessibile, sì, sì. E la loro strategia era esclusivamente riempio tutti gli influencer con questo orologio qua e a quel punto promozione sì, conosco, col codice. Lo conosco. Per cui diciamo quella è una modalità. Quello funziona benissimo, questo genere di prodotto. Poco costoso ma accattivante, lo dai a tutti gli influencer, anzi si gioca molto di più sui micro influencers per questi generi di prodotti, ovvero un influencer su Instagram, su YouTube che ha non i numeroni, però è seguito perché ha credibilità. Ha credibilità e proprio perché non ha i numeroni la gente magari si sente più affezionata e più vicina. Meno commerciale, come gli scrivi percepito. E ti risponde magari anche una cosa che difficilmente accade, quindi è più facile poi avere influenza con questo genere di prodotto molto insomma accattivante che costa poco. Un altro modello che mi sembra interessante è questo qui di Thread, si chiama in Inghilterra. Loro in pratica fanno così, tu fanno solo abbigliamento da uomo. Vai su sto sito, compili diciamo un modulo con delle tue preferenze, ti dicono ti piace di più la giacca blu o la giacca verde, ti piace di più i mocassini o ti piace di più queste scarpe qua. A quel punto più o meno individuano un tuo profilo, ti assegnano uno stylist, ma dietro hanno un motore di AI, di intelligenza artificiale, che comincia a autoapprendere. Ogni settimana ti mandano un link con i 5 suggerimenti per te. Quindi costruiscono il tuo profilo e poi ti mandano i consigli per te. Se compri, chiaramente loro hanno affiliation, cosa, percentuali, eccetera, eccetera. Quindi il loro modello di business sta in piedi così. E più compri o più dici mi piace o non mi piace, più l'algoritmo inizia a dire ok, forse per te questa è la tipologia giusta o meno. Allora mi sembrava carino questo mix di algoritmo e di stylist, no? Insieme, che può essere una cosa. Beh, questa è una cosa che funziona. Parecchio all'avanguardia. Figo, è figo. Sicuramente su una categoria come il menswear funziona benissimo, perché insomma è una categoria più spicciola
Siamo più grezzi, no? Sì, diciamo. Sì, no, infatti vabbè. Hanno provato sulle donne e detto no, questo è troppo difficile, non riusciamo ancora. No, no, sicuramente è uno spunto interessante che sono sicuro funzioni perché attecchisca, perché comunque sia il menswear un po' più casual, è qualcosa fatto di abbinamenti molto semplici e tutto, quindi ricevere una newsletter con la pappa già pronta, magari a quello che non si vuole sbattere per risultare insomma vestito bene, è una combo... Che può funzionare. Stavo pensando perché oggi come oggi esplosa, no, questa mania di appunto di vestirsi, no, streetwear e cose, c'è un'attenzione maniacale a ogni dettaglio. Mm-hmm. Se parlo magari con degli sbarbati ogni volta vedo questo enorme interesse. E dall'altro lato poi pensavo, noi che siamo più diversamente giovani, cioè ai tempi qua a Milano c'erano i paninari, cose, sì, sì, sì. E c'era la mania, il Cosole, Timberland, Moncler, sì, era una roba che doveva essere super scientifico. Io ovviamente, come puoi immaginare, non appartenevo a nessuna di quelle categorie. Però è così, forse sono cicli anche che sì, che tutto si va e viene oramai, cioè certi trend si sono già visti adesso, ma i primi anni 2000, c'è poco da fare. Magari fra 3 anni arrivano gli anni 60, fine anni 70. Ma c'è qualche segnale che tu vai a guardare e dici se, quando vedo questo tipo di fermento, a quel punto probabilmente l'interesse si sposterà di qui, su questo tipo di prodotto, su questo? Sì, lo vedo, però diciamo... Che cosa guardi? Ad esempio i consigli che la gente mi chiede. Ok. Cioè tipo, cosa secondo te questa scarpa come calza? Cioè una volta che mi hanno chiesto 10 persone ho capito che quella è la scarpa a cui tutti puntano, c'è poco da fare. E in più oramai, dato che comunque sia le aziende spendono un sacco di soldi in paid sponsorships, insomma pubblicità, ci stanno certe categorie di prodotto, certi modelli di abbigliamento, accessorio, scarpe, che le vedi talmente tante volte magari ripostate su certi social o su certi magazine che quelle dici, le vedi e dici vabbè, queste se le compreranno tutte. Ah, ok. Perché cioè te le inculcano così tante volte che alla fine e si vede, ci sono talmente tanti soldi. Spero non quelle con la colla che si vedeva in un tuo video che dicevi questa, cioè non mi toccare queste malze, me ne... Inguardabile, ho detto, dai, come si fa? Invece magari sono capito. Eh no, quello sono scarpe insomma prodotte in Italia, molto elaborate, no, super c'è top. Uno studio dietro bello, insomma, bello difficoltoso. I mercati più all'avanguardia secondo te quali sono? Dove dici cacchio, qua esce sempre roba interessante? Giappone sono sempre più... Giappone stanno sempre 3 anni avanti. Davvero? Diciamo, sì. Ma già dagli anni 90, insomma. Ma perché questo? Perché come hanno sperimentazione? Sì, perché secondo me hanno più, non lo so, più suggestioni, hanno più voglia di fare, sono più lavoratori, non lo so, c'è stato un mix, insomma, super potente che funziona e attecchisce in qualsiasi categoria della moda, dai grandi come Rei Kawakubo, fondatrice di stili, designer di Comme des Garçons, oppure Yoji Yamamoto, Issey Miyake, che sono proprio i grandi della scena, designer di altissimo livello, sia culture più spicciole, più streetwear, come Nigo, che ha fondato Bape, non so se hai mai viste le felpe con la zip che si chiude fino a sopra. Ah, scusami, sì, la felpa. La Bape Shark. Con zippone. Che sono roba che è uscita fuori negli anni 90, però... Volevo usarla per le mie interviste, poi ho pensato che non era il caso. Non dicevi da portare. Esatto. E comunque sia, cioè, se si è vista che andavano avanti, fino a... c'è stato un boom attorno al 2006-2008 che l'avevano messo Lil Wayne, Kanye, Pharrell, gente pazza, e ancora adesso, cioè, non è scemato, continua a stravendere. Senti, dimmi una roba sui testimonial, appunto, cioè tu a volte vedi, capito, il personaggione che all'improvviso mette la tal felpina, sì, e a quel punto boom, no? È come quando LeBron mise Le Beats e chiaramente sì, quella in realtà era una strategia di Iovine, no? E di Dr. Dre per diffondere, e chiaramente hanno fatto un botto pazzesco. Qual è oggi il rapporto con queste
celebrities, è sempre un rapporto inevitabilmente commerciale dove vai lì, li contatti e dici oh, X grano, X revenues e quindi facciamo questo deal, o a volte capita che magari qualcosa esplode perché una celebrity dice oh, a me piace, che ne so, Supreme o qual è sì, la sì. Palace o roba del genere, Palace Skateboards, e a quel punto esplode di suo, tutte e due, entrambe le cose, cioè comunque sia le promozioni pubblicitarie su influencer e celebrities continuano a essere fatte, generano un sacco di utili a loro, ma cioè, l'ho provato anche in prima persona perché ne ho fatte parecchie di paid sponsorships, e però c'è anche chi mette a magari gente un po' più, magari che ha, in cui il proprio management ha dalle redini, anzi magari mancano un management come Kanye West, che vede cose a, diciamo, un po' a caso, non diresti mai in giro, se le mette e poi il giorno dopo vanno sold out. Ad esempio, 2 anni fa si era messo un paio di Oka, non so se c'è presente. No. Sono scarpe un po', non dico da trekking, ma quasi, insomma una sneaker un po' da trekking che ricorda un po' una Timberland, però fatta un po' meglio, una sneaker Timberland, però fatta meglio. E con queste gli amici di Timberland ci audieranno per sempre, scherzo. E okay. C'era Kanye West che l'aveva... Una Timberland bella, ok. Che l'aveva indossate, queste Karu, così dal nulla, che non l'avresti mai detto, e il giorno dopo la gente è impazzita a comprare queste scarpe. Però cioè, è assurdo perché è magari la scarpa che si mette il papà tedesco quando non mette il sandalo col calzino, capito? L'altro giorno ho visto, c'è una pubblicità su Instagram che mi fa morire, che si chiama Slippers for People Who Hate Slippers. Praticamente sono delle pantofole per le persone che odiano le pantofole. E mi sembrava geniale, no? Perché le pantofole proprio ti danno l'idea del nonnino, e magari appunto qualcuno, Justin Timberlake, magari mette la pantofola e tutti mettono sta pantofola. Probabile. No? Il rapporto con le aziende com'è invece? Quando vogliono lavorare con te? Cioè anche che budget girano oggi sui fashion blogger? Parlavo con Nicolas Vaporidis l'altro giorno. Diceva, ormai sono tutti fashion blog, tutti fashion influencer vogliono essere, no? Nella vita. Il rapporto con le aziende com'è e che budget girano? No, i budget comunque sono alti. Però, insomma, sta alle aziende scegliere le persone più giuste. Infatti, diciamo, il data mining che opero mi permette anche di capire quali sono quelli su cui puntare. Perché ci sta molta gente che magari ha i numeri, però non è adatta a quel prodotto. Cioè, per non buttare i propri soldi, è una cosa che va studiata benissimo. Infatti, ma che parametri vai a valutare? Il livello di engagement? Livello di engagement, innanzitutto. Poi uno deve essere in grado di capire, diciamo, lo stile che ha quella determinata persona. Se il prodotto che va a sponsorizzare, insomma, rientrerebbe nel suo personal branding o no, perché ovviamente ci sta quello che può fare le pubblicità pagate per la t-shirt, la polo di Lacoste, ok? Ma se poi gli metti una cosa come un pantalone del genere non se lo comprerebbe mai nessuno, nonostante abbia magari 500.000 followers. Chiaro. Quindi ci sta un lavoro di fino dietro. Per contestualizzare prodotto rispetto... Sì, altrimenti sono soldi buttati, c'è poco da fare. E vai a vedere il livello di coinvolgimento, se è adatto quel prodotto o meno. Ci sono anche campagne che vanno al di là o è sempre, diciamo, una collaborazione spot, one shot, dove dico guarda, devo fare il lancio di queste scarpe e vengo lì e ti chiedo X storie, non so, X no, video. Ci stanno vari tipi di collaborazione oramai, nei modi più disparati. C'è anche gente che conosco che è stata scelta, che ne so, da Land Rover come ambassador. Ok. E sui social non doveva postare niente, però dopo che era gente magari del jet set milanese, veniva pagata e in più aveva l'Evoque di Range Rover gratis, perché doveva andarci in giro e guidarlo. Quindi certo. Oramai diciamo che ci stanno i metodi più disparati per promuovere un determinato prodotto, non solo rivolte alla sfera social. Anzi, quali sono le collaborazioni che vedi funzionare meglio in assoluto? O un esempio che dici, ecco, questa collaborazione è stata perfetta, questo personaggio con questo tipo di prodotto? Boh, sicuramente, ad esempio, penso sia un'ottima trovata quella che ha fatto Puma in collaborazione con AW Lab.
che hanno insomma coinvolto i ragazzi della Dark, della Dark Polo Gang, okay, che io conosco, e stanno facendo una campagna molto mirata, molto insomma anche abbastanza lunga in termini di tempo, includendo anche dei pop-up, chiamiamoli così, nelle sedi di questi negozi di sneakers, in cui il gruppo, i rapper, fanno la loro comparsa, suonano, fanno un DJ set con 2-3 canzoni, e in più ai fan che vanno là magari comprano una scarpa perché c'hanno i piedi loro e l'hanno mostrata su Instagram svariate volte. Quindi sono metodi, forte. Questa è una cosa che secondo me funziona. Come c'è sui libri il firmacopie, questo è lo scarpacopie, sì, praticamente sì. Geniale. E la Ferragni come te lo spieghi che abbia questo successo così pazzesco? L'altro giorno ho fatto un sondaggio sui miei, che quindi è un settore diverso, no? Un pubblico anche diciamo più business, più adulto anche complessivamente, e chiedevo qual è la donna più influente oggi che c'è in Italia, e in assoluto, ma ti dico, non so, 90% delle risposte è Chiara Ferragni. E quindi da un lato stavo per risponderti a quella story, però poi io avrei messo Chiara Ferragni, magari Miuccia Prada, che possiede, detiene Prada. Che però è meno visibile paradossalmente. Cioè, sì, ovviamente è meno visibile. Cioè la gente, chiaro, conosce Prada, ma Miuccia Prada magari, o Bertelli, no? Non è che lo conosci, invece la Ferragni è visibile. E poi magari, che ne so, anche mo sta esplodendo Elettra Lamborghini. Ma come ti spieghi dal punto di vista fashion, perché la Ferragni funziona così bene in questo momento? Devo pensare bene le parole. Ciao Chiara. Esatto. Chiara, un saluto a Chiara. No, ma è un fenomeno incredibile questo, no? Lei ha tecnicamente qualche motivo, o ha preso qualche trend particolare per cui dice ecco funziona? No, i trend le ha, diciamo, i trend li ha presi tutti al balzo, però secondo me non a livello vestiario, perché quello alla fine non conta molto, ma a livello di comunicazione, applicazioni, social che fungeranno da traino, saltare da un social all'altro, e lei è stata una delle prime su desktop, ti chiamavo invece del mobile, perché prima si usava il PC, no? Su MySpace addirittura, se non sbaglio, blog poi The Blonde Salad, poi Instagram, quando è uscito Instagram è stata una delle prime, poi magari postava pure un sacco su Snapchat quando andava Snapchat, poi Instagram ha tirato fuori stories, quindi Snapchat non la vedi più, ha fatto tutte le mosse giuste in ambito di branding, di diciamo brand a cui accostarsi. Oramai non è manco più un discorso di moda e abbigliamento, perché è più una cosa di lifestyle, cioè penso che le sponsorizzazioni che paghino tanto a lei non siano dei brand di moda, di abbigliamento, ma di brand, catene di alberghi. Che ti vuoi associare con catene di alberghi, fa American Express, fa adesso, fa Alitalia, cioè è un'altra, proprio un'altra categoria. Sì, è entrata in un'altra dimensione. Sì, molto più alta come... E come piattaforme, tutti su Instagram oggi, o vedi qualcos'altro? Pinterest magari per la moda? Pinterest non funziona, cioè Pinterest per questo genere di, diciamo, di fare impresa non funziona. Pinterest però utilizzo tantissimo, ad esempio al lavoro, quando devo fare un mood board e trovo là le immagini, perché sia un motore di ricerca magari un po' più raffinato rispetto a trovare le immagini su Google Images. Se no è tutto Insta oggi? Se no tutto Insta. YouTube? YouTube sì, però YouTube in ambito moda, abbigliamento, non ha tutta questa credibilità. Non a caso, appena Instagram ha tirato fuori Instagram TV, Google è andata a riparo e ha fatto una contromossa tipo una settimana dopo, se non sbaglio subito, infatti era uscita anche la notizia un po' dappertutto per gli insider, e Google aveva assunto un pezzo grosso da inserire dentro YouTube, nell'azienda YouTube, per curare tutto il lato di rapporti con moda, abbigliamento, beauty, queste cose qua, perché Instagram è stata abbastanza una vista, come si dice a Roma, a YouTube. Però YouTube non c'è niente da fare, è un traino fortissimo, cioè io dove sono arrivato ora è stato grazie a YouTube, perché YouTube cos'è? Cioè, te lo saprei benissimo, ma YouTube è in realtà il secondo motore di ricerca più grande al mondo.
pur essendo proprietario, cioè Google è proprietario di YouTube, YouTube è il secondo motore di ricerca, quindi è una piattaforma in cui uno può crescere organicamente in modo molto più facile rispetto a Instagram, che è più chiuso. Altre app, mi viene in mente TikTok, che è Musical.ly, come è stato riprendizzato Musical.ly dopo aver acquistato un colosso cinese, e stanno investendo un mucchio di soldi, mi hanno pagato anche a me per postare dei video. Poi, diciamo, target molto più giovane, molto almeno Musical.ly giovane, prima erano proprio bambini. Giovanissimi, infatti, cioè, magari se giocano alcune mosse bene possono inserirsi in alcuni settori, però ora come ora è proprio intrattenimento puro e di bassa lega, è brutto, però molto spiccio, molto usa e getta. Invece, visto Instagram, sta testando la parte di e-commerce direttamente dentro Instagram, dove tu a quel punto posti ad esempio una foto e poi dici, immaginati, foto in una maglietta e mentre adesso, compra, mentre prima, buy, boom. Sì, prima ti portava, cioè adesso ci sta implementato per tutti, quello che ti porta sul negozio del brand. Penso che prima o poi riusciranno a implementarlo, non so se lo stanno già facendo, perché penso sia una cosa solo per i beta tester. Sì, beta tester, in pratica vendi direttamente e vanno a copiare, penso, interamente 21 Buttons. E il modello cinese, perché WeChat. Sì, WeChat, nei social non c'è l'idea del vado su Amazon a comprare, vado no, sui social. No, è tutto in uno. È tutto in all uno. All in one, quindi, infatti c'è sta pure WePay su WeChat. Ed è integrato e quindi cercano di fare la stessa cosa, ecco. E tutte queste aziende mega gigantesche di fashion, ad oggi sono tutte convertite rispetto a questo mondo dell'online, degli influencer, o alcune sono ancora, come dire, noi siamo alcuni sono la casa di fashion, non vogliamo sporcarci Allora, alcuni sono rimasti indietro volutamente e la mossa ha pagato. Ok. Come ad esempio Goyard, che sono un brand di francese, di borse e valigeria, che se non sbaglio è nato ancora prima di Louis Vuitton. Ok. E loro sono sempre stati super appartati, hanno aperto l'Instagram manco 2 anni fa, hanno delle location pazzesche in ogni, diciamo, capitale del lusso nel mondo, però proprio perché non è un prodotto super inflazionato, continuano a vendere e a essere, diciamo, il punto d'arrivo magari per una donna che vuole avere una borsa prima di, che ne so, di Hermès, magari stanno in quello scalino là. Poi vabbè, ci sta l'ultra luxury come Hermès, che da quanto ne so non è che paghi sponsorship agli influencer, anzi penso che no. Anche perché diciamo quelli super lusso non ne hanno, cioè, non vogliono magari essere associati, non vogliono essere limitati, riservati. Non voglio essere associati in alcun modo. Che era comunque sì anche ciò che facevano brand come Gucci o Burberry 15 anni fa. Burberry 15 anni fa erano iniziati ad uscire rapper con tutti con i completi proprio, magari anche customizzati, fake, falsi, con il check, l'horse fairy check tipico di Burberry. Gli avevano mandato cease and desist per far levare dei video, queste cose, perché non volevano essere associati. Mentre adesso invece invitano i rapper hanno in prima sposato fila alle passerelle. Chiaro. Quindi c'è stata proprio un'inversione di rotta a 360 gradi. Senti, da qui al prossimo anno, qual è secondo te un trend o qualche cosa che esplode? Fai come Paolo Fox, no? Come si chiama quello che faceva le previsioni del L'oroscopo di Barengo. Cosa succede da qua a un anno che dici, ah, questo qui è pazzesco, così mi porto un po' avanti? Allora, sicuramente ci sarà un bel come trend, diciamo macro trend dell'uomo. Secondo me torna molto forte il tie-dye, che è un metodo, insomma, non so se hai visto le magliette di Woodstock, quelle tutte colorate, le band, che è fatto un metodo per verniciare, cioè tingere i capi con delle fantasie strane. E penso che andranno ancora forti le scarpe ciccione, come dicevo prima, perché vengono continuano ad essere prodotte le maggiori case di moda e continuano a fare sell out. Come macro trend ancora più grande, secondo me si sta tornando piano piano verso una fase minimal, che era quello che andava 5-6 anni fa. Adesso bisogna vedere, anche molto dipende anche dalle collezioni che usciranno da parte di alcuni big designer, come ad esempio Eddie Sliman, che prima appunto disegnava Saint Laurent, adesso
alle redini come direttore creativo di Céline, un'altra casa francese, e molti aspettano di vedere la sua collezione per capire dove, diciamo, si sposterà la lancetta in termini di macro trend. Invece l'Italia con il Made in Italy, fashion, che ruolo gioca in tutto questo movimento? Beh, l'Italia gioca un ruolo super importante, il settore, da quanto ho visto negli ultimi reports, è in crescita, per fortuna. Mi pare da 2017 a... Da 2016 al 2017 c'è stato un più 3%, i dati per quanto riguarda da 2017 al 2018 ancora non sono fuori, quelli insomma a portata di tutti, però insomma penso che siamo ancora a ciò a cui molti guardano, soprattutto per la manifattura, per il grado, il livello di design, qualità della façon, dei tessuti. Noi abbiamo i migliori al mondo, come può essere l'oro piana. Insomma, anche Zelda, che Zegna, che si produce Zelda, ciao. hai avuto questo videogame dentro. Esatto, che... stava a giocare sulla Switch, sai, quindi Zegna che si produce. Però sarebbe geniale, capito, i negozi Zelda. Ma ci stanno comunque sia questo genere di cultura, piano piano si sta integrando. Sì, sarà sempre più. Le collab usciranno, ci sta adesso l'Hype Fest. Organizzato da Beast a New York, primi ottobre, ci sta la collab tra Fragment Design, che è un di Hiroshi Fujiwara, che è uno dei big designer giapponesi per quanto riguarda lo streetwear. Questa è sempre una borsa di Louis Vuitton con cui hanno collaborato, questo è il suo logo con i fulmini, quindi fa collab belle e pesanti. E adesso questo brand Fragment, per l'Hype Fest, in occasione dell'Hype Fest a New York, farà una collaborazione con Pokémon, quindi con Nintendo. Wow, che pensa un po', perché pazzesco. Se alla fine tutti vanno dove va la cultura, no? Cioè sì, il mondo sì, è lì sui video. Sì, ma è un, cioè, un fatto di cultura, non c'è poco da fare. Infatti... Tu come progetti i tuoi futuri per tra un anno, quando ci rincontreremo, io avrò studiato da qui a un anno e qualche e cosa avrò capito. Mi presenterò preciso, con tutto, capito, tutto collaboso. Tu che progetti hai tu per quello che ti riguarda? Boh, innanzitutto continuare a lavorare in azienda, che mi stanno supportando benissimo. Sono contentissimo, sinceramente. Mi danno una mano anche per quanto riguarda l'operatività di quello che faccio su YouTube, su Instagram. Anche eccetera, perché è molto, diciamo, sinergico. Sì, no? Sì, sì, assolutamente. Mi spalleggiano molto, quindi assolutamente continuare a lavorare nella Tomorrow Consulting, che mi sono trovato benissimo. Poi fare dei side projects, chiamiamoli così, con il mio partner e amico Valerio Coretti, e in più anche per lato magari influencer e Instagram fare qualche progetto appunto da imprenditore, vediamo, andrà anche con il mio management e il mio amico Vladislav di Aero Russo. Grande, di Aero Russo. Quindi insomma c'ho le mani un po' dappertutto, speriamo che escano fuori delle belle partnership, dei bei progetti da sviluppare. Super, bocca al lupo. Grazie, caro.